pazienti che hanno un problema di occhio secco sono sovente disorientati per due motivi. Il primo è che il nome occhio secco, è molto fuorviante, anche perché sovente questo occhio secco tende al contrario a essere molto bagnato perché lacrima moltissimo. Allora, com'è che si parla di poca lacrimazione quando si piange tanto? E il secondo motivo per cui questi pazienti sono fuorviati è che le cure non funzionano. Bene, spieghiamo un po' tutti e due questi importanti concetti. Il primo, l'occhio secco è paradossalmente molto bagnato perché agisce la lacrimazione cosiddetta riflessa. In pratica attiviamo uno schizzetto di acqua e sale, che è la nostra lacrima, quella che si usa quando c'è entra un moscerino nell'occhio, quella che usiamo per piangere, per vicariare quello che ci manca, che è la parte più importante e nobile della lubrificazione del nostro occhio, cioè un sistema a più strati, di cui quello più superficiale è un strato lipidico che serve a inibire l'evaporazione degli strati sottostanti e ci garantisce protezione e nutrimento nella funzionalità di tutti i giorni del nostro occhio. Quando questo sistema si altera, noi andiamo in crisi e molte volte attiviamo questa lacrimazione riflessa per cercare in qualche modo di vicariarlo. È in verità un organismo trasversale nel nostro occhio, si chiama Lacrimal Functional Unit, cioè unità di funzionalità lacrimale, che è composta dalle palpebre e precisamente dalle ghiandole di Meibomio. Abbiamo già sentito questo nome strano. Producono la componente oleosa che impedisce l'evaporazione del nostro sistema lacrimale e poi da una serie notevole di piccole ghiandoline che producono una componente acquosa e una componente mucinica, filacciosa, che serve a garantire aderenza e protezione agli strati soprastanti sulla nostra congiuntiva. È facile capire che una cosa così complessa, quando si altera in uno dei suoi componenti, genera un effetto a catena che porta a del grave disconforto nel nostro occhio. Solo questo, l'occhio non si ammala, probabilmente avremmo dei problemi molto più gravi, però è quello che ci garantisce un abbassamento della qualità di vita tutti i giorni, perché ogni volta che dovremo affrontare un passaggio all'aria aperta, un impegno visivo, l'occhio ci brucerà più del normale. Non ci pensiamo perché magari siamo concentrati sul lavoro, ma questo problema tenderà a aumentare progressivamente sino a quando diventerà difficile da sopportare, ma a questo punto sarà anche molto difficile e lungo da risolvere. Per questo è importante pensarci prima.